No, l'anime non l'ho visto. Esiste una cosa chiamata Wikia. Wahey Kuch, ben ritrovati dal vostro Underlink notturno su Inazuma Eleven Go Crossed Tuono. Siamo nel secondo e nuovo capitolo. E a quanto pare iniziamo subito con Victor Blade, che va in quel vicoletto poco raccomandabile dove siamo andati anche nello scorso Inazuma per entrare nella sala giochi. Perché a quanto pare non potevamo entrare dall'entrata principale. Frena, amico, chi ti credi di essere? Levati di mezzo. Ehi! Minaccioso allora, eh? Vediamo un po'. Capitolo 2. Legami fraterni. Quindi devo supporre che Vladimir dirà a Victor di tornare a giocare e Victor verrà con noi, in teoria. Voglio ripristinare vero me stesso e restituire il calcio a Victor, e infatti. Per farlo bisogna riportare alla normalità il club di calcio e avrò bisogno del vostro aiuto. Conta pure su di noi. Ma dov'è Victor? Victor sarà sicuramente in sala giochi, no? Lo sanno tutti che passa ore lì dentro. È un tipo solitario, non si lascia avvicinare facilmente. Aitor, c'è suo fratello qui. Ah, scusa. Aitor sembra un po' cambiato. Non ti preoccupare. Ad ogni modo, prima di poter salvare Victor, dobbiamo procurarci un cimelio adatto. Quindi andiamo nel passato. Credo di sapere che cosa fa il caso nostro. Davvero? Sì, ma mi serve un po' di tempo. Devo prima occuparmi di una questione. Ok, ne riparliamo domani allora, se per te va bene. Perfetto. Adesso andiamo a cercare Victor. Va bene. Posso usare la mappa ora, grazie. È molto bello. Quindi basta che con Y. Ah, se è grigia non possiamo utilizzarla. Sì, con Y l'apriamo, però se è grigia non si può. Nuovi gruppi in tutto il mondo. No, nuovi gruppi di che? Ah, l'amico card. Ah, va bene. No, pensavo cose strane. Abbiamo anche la macchinetta fotografica, come per lo scorso Inazuma Go. Andiamo quindi in sala giochi, però dato che posso fare delle foto, vedo se posso farle. Dunque, qui per il momento non mi sembra ci sia nulla. Posso entrare ora? Ok, ora qui posso entrarci. Non tanto per fare delle foto, ma più che altro perché se c'era qualcosa da prendere, ma non mi pare. No, le foto neanche. Allora andiamo un attimo di là. Ah, qui sono tornati i palloni da calcio. Beh, sono stati intelligenti a farlo comunque sia, perché non. È una cosa che un po' passa in secondo piano e quindi magari se la dimenticano oppure non ci prestano molta attenzione. Qua è la sala dove vediamo le partite e dove discutiamo degli schemi, eccolo! Bandiera della vittoria, quella che abbiamo sventolato nel primo Inazuma Eleven Go. Ok, gli spogliatoi. Armadietti. Ci facciamo una doccia, ragazzi? Non mi fate strane idee, però, eh. Però qualcosa c'è, in effetti, eccolo qua. Ciondolo arrugginito, mi sembrava una corda per impiccarsi. Non diciamo queste cose brutte. Allora. Dunque, voglio dirvi un attimo. Oh, ma guarda un po'. Uno scrigno d'oro. Vorrei dire che Vladimir non l'ho messo in grafica perché ha un compagno che se ne va. Quindi non era necessario, secondo me, metterlo in grafica. C'è un altro personaggio che deve venire, l'undicesimo giocatore. Ma non ce l'ho messo perché non so chi è, in realtà. Quindi quando verrà, comunque sia, già ho la grafica tutta quanta, il progetto salvato, quindi basterà giusto rimpicciolire quelli che già ci sono e mettere anche l'undicesimo giocatore. Oh, è lo sguardo di qualcuno che vuole giocare a calcio, non trovi? Se vai a parlarci sono sicuro al 99,9% che accetterà di sfidarti sul campo. Ok, proviamo un po', dai. Non ci resta che ridare a Victor il suo amore per il calcio. La sala giochi è in una delle strade secondarie, forza, andiamo. Vabbè, però se possiamo sfidare qualcuno a calcio io ben volentieri lo faccio. Però prima, tutto tecniche. Beh, per essere l'inizio del gioco non c'è poca roba, eh. Ci sono tecniche già molto avanzate. Ora, io non ne so molto di Go, ma mi pare che le tecniche e gli spiriti guerrieri si potenziano più facilmente qui rispetto a Go, il primo Go. Forse è solo una mia impressione, ma se effettivamente è così, è molto meglio. Ah, questo invece mi vuole sfidare perché mi ha visto.
Si vede che gli ho pizzicato il sedere, allora vuole sfidarmi. Bene, vediamo un po' ora con calma se qui c'è qualcosa. No, non mi sembra. Allora possiamo vedere di qua. Perché poi di là si va per la torre. E la torre non è il caso ancora di andarci. Andiamo, facciamo la storia ora che è più importante. Il vicoletto. Ah, ok, quindi qui inizia, c'è un punto di... Noi, se permettete... Non ti lasciano passare, neanche ci stavano guardando. Scusa, hai per caso visto un ragazzo vestito di viola da queste parti? E con chi credi di parlare, amico? Con un tuo servo? Chi ti credi di essere, amico, la regina d'Inghilterra? Questa è qui la nostra zona, capito, testa di rapa? Non potete andare e venire come vi pare e piace. Senti un po', giovanotto, noi dobbiamo passare. Non ti conviene continuare a ostacolarci? Un sacchiotto parlante. Io non prendo ordini da un giocattolo per bambacci, capito, testa di rapa? Sta testa di rapa fra un po' te la faccio diventare io la tua. Se davvero volete passare dovrete prima batterci in una partita di calcio, capito? Forza ragazzi, facciamoli a pezzetti! Vai Pendragon! Predatore nero! Mio Dio che bello! Oh. 448 extra! Ma dai, su, levatevi! Oh, non ci credo, questi pipelli sono riusciti a batterci! Ok, una promessa è una promessa. Potete passare. Bah. Se cercate la testa di rapa vestita di viola, la troverete nella sala giochi più avanti. Proprio come pensavamo. Ok, andiamo. Andiamo, Prosi, eh. Dai, su. E qui ci sono Strumencit. Andiamo un po'. Qui, no, c'è solo un cane che ha dell'amico Card. Ci vuole catena punk per reclutarli, ma non credo che la troverò per il momento. Quindi Victor passa tutto il suo giorno in sale giochi. È bello che ci sono ancora le sale giochi in Giappone, in Italia sono pochissime. E quelle che ci sono o povere di contenuti, non hanno macchine di alcun tipo, oppure ne hanno troppe e non sai quale scegliere. C'è sempre un problema, in poche parole. Ecco Victor, va. Che sta facendo un gioco, non capisco cosa sia, forse un simulatore di appuntamenti. Va molto di moda in Giappone. Sarà meglio che me ne occupi io. Victor ancora non ti conosce. Oh. Vic. Vlad! Hai un minuto? Sicuro? Voglio andare a campo al fiume. C'è una bella aria fresca oggi. E voglio sentire l'odore dell'erba appena tagliata sul campo. Cosa senti di fare due tiri? In memoria dei vecchi tempi. Scusa, ma non ne ho voglia. Tu vai pure, però. È proprio testardo. Quindi volevi giocare con Victor ancora una volta? Sì. Questa era la nostra ultima possibilità. Ora sono in grado di giocare a calcio, ma non durerà a lungo. Non posso lasciare che questa versione distorta della realtà continui a esistere. Se toglie a Victor ciò che ama. È una cosa molto triste. Desideravo tanto giocare di nuovo con lui prima che fosse troppo tardi. Come quando eravamo bambini. Ti capisco. Ma non credo che vorrà farlo. Non accadrà. Chi può dirlo? Quando c'è di mezzo Victor non si sa mai come andrà a finire. Spero tu abbia ragione, Arion. Mettiamoci a tutte domani e salviamo il club di calcio. Ah, mi dispiace, ma questa è una realtà diversa. Non è Victor che gioca a calcio e che tutti conoscete e a cui volete bene. Lo so, e la cosa non mi piace per niente. Non posso lasciare le cose come stanno, per il bene di Victor. Arion, aspetta! Ragazzi, è strano. Oh. Ancora a cercare grane voi? Oh oh, guarda chi si rivede, il nostro amico Bamboccio. La testa di rapa vestita di viola, l'hai trovata? Se n'è andata verso il parco, se ancora la stai cercando. Sì, ma il parco hai detto? Ah, quell'ovest del centro. Grazie, ci vado subito. Victor vuole davvero giocare a calcio allora. Così pare.
Quindi questo qua è il parco. Oh, non c'era quest'area, se non sbaglio, nel primo Inazumago. No, non c'era proprio. Ok, facciamo la foto a razzo Q2Z. Salgo, salgo, yeah. Ah, però, non... però devo scendere di qua dopo. Carino sto parco. Sì, mi piace. Credo che mi ci abituerò. Ok, prima di parlare con Victor, facciamo un attimino un giro qui. Vediamo se c'è qualcosina di interessante. Sì, le macchinette. Cioè, gente che fa le foto ai distributori automatici. Iguana da compagnia, un tema. Sì, anche questo purtroppo serve per reclutare giocatori. Questo che se sogna. Ok, andiamo da Victor, dai. Ah, ci sono i bambini che giocano. Lui si rivede in quei bambini. E ancora voglio di giocare a calcio. Ah. Lo so, Victor, lo so. Andiamo, Vlad. Fatti sotto Vic. Sì, ma tutta di prima, non con due tocchi, dai. Ah, che forza il calcio. Victor? Ci conosciamo? Tu non mi conosci, in effetti. Allora? Sono un amico di tuo fratello. Sei del club di calcio? Beh, cosa vuoi? Volevo solo sapere perché hai detto di no a Vladimir quando ti ha chiesto di giocare a calcio con lui. Questi non sono affari tuoi. Io non gioco più a calcio, mi ha stancato. Il Victor che conosco non sarebbe mai stanco del calcio. Che cosa hai detto? Tu vuoi giocare a calcio, non è così? Tu ami davvero il calcio, giusto? E tu cosa ne vuoi sapere? Non mi conosci minimamente. Io ti conosco perché tu sei mio... Cioè, se davvero ami il calcio ma non giochi, sappi che per tutto questo tempo il calcio è rimasto ad aspettarti. Oh, dacci un taglio, d'accordo? Quello che dici non ha alcun senso. Victor, Vladimir ti aspetta al campo al fiume. Forza! Ancora in sala giochi. Mio Dio, è fissato proprio. Ah, finalmente! L'ha capita l'antifona allora. Ah, eccoti qui. Io non so se sono ancora capace di... È che... è passato di tempo. Vedi? Non l'hai dimenticato? Direi. Tu ami ancora il calcio, non è vero? Vlad. Che ne dici di giocare a calcio insieme? Qui, ora. Solo io e te. Questa è la nostra ultima possibilità. Eh? Già. Ok, solo per questa volta. Grazie, Vic. Sapevo che ce l'avresti fatta, Vic! Già, è vero. Sono felice. Oh, il giorno dopo. Quindi ora dobbiamo andare nel passato e aggiustare quello che è successo. Possiamo usare questa come ci meglio. Appartiene a me e a Victor. È la nostra palla. Io e Victor ci giocavamo sempre quando eravamo piccoli. Grazie. Pallone dei fratelli Blade. Eccellente! Questa palla ci catapulterà 6 anni nel passato. Ci vorrà un po' di tempo prima che gli altri arrivino. Li aspetteremo nella macchina nel tempo in Azuma. Vladimir ritorna in squadra. Alcuni se ne sono andati. Cioè tutti quanti gli altri, a parte Fei. Sì, qui almeno posso fare la fotografia, vecchia lavagna. Proprio quando entri lì senti l'odore di antico. Di chiuso, ristagnante, mannaggia la miseria, che puzza. Signori, ho il dovere di informarvi che dopo il salto temporale non potremo più tornare nel presente per un po'. Inoltre, ho la sensazione che dovrete affrontare degli ossi duri dopo il salto temporale, quindi assicuratevi di avere la divisa in ordine. Penso che Wonderbot abbia ragione, Arion. C'è un posto qui vicino dove si possono comprare degli articoli sportivi?
Sì, c'è un negozio moda sport a nord del centro. Ci arriviamo in fretta se passiamo dall'uscita del parcheggio. Molto bene, ci incontreremo di nuovo qui quando avremo finito. Fantastico, vi aspetterò qui allora. Sto bene così per il momento. Andiamo, Wonderbot. Ok, il cimelio è in posizione. Meraviglioso. No, meraviglioso. Sei un orso, meraviglioso. Oh, Arion, sei già qui. Ma gli altri no. Cattive notizie, ragazzi. Le oscillazioni spazio-temporali si stanno indebolendo. Dobbiamo partire subito. Non aspettiamo tutti gli altri? Non c'è tempo. Se aspettiamo ancora non ristabiliremo mai più il corso originale della storia. D'accordo. Allora non ci resta che tornare immediatamente nel passato. Tutti pronti? Perfetto! Bene, Wonderbot. Ti vedo carico. Indietro di 6 anni! Partenza! E saltiamo. Perché è sempre uguale alla fine, non cambia molto. Parco di Inazuma 6 anni prima. È rimasto uguale. Forse c'è più verde? Boh. Siamo nel passato. Pare proprio di sì. Se è al giorno giusto, io e Victor dovremmo essere in questo parco. Diamo un'occhiata. Vediamo allora. Ok, sì, probabilmente... Sì, è lo stesso parco, ha solo un pochino più nuovo, perché... Ovviamente, è poco tempo che è stato costruito o realizzato, come lo dite voi. Sì, guardate, io e Victor, 6 anni più giovani. Ai bei tempi, quando eri più giovane, eh? Mo' ti fanno male tutte le ossa. Sì, sono loro, non c'è dubbio. Non ci credo! Siamo davvero tornati indietro nel tempo! Siamo arrivati un attimo prima dell'incidente. Victor si arrampica sull'albero e cade. Io cerco di salvarlo, ma le mie gambe... Ah, so cosa accadrà. Te l'ho appena detto! Sei convinto di voler procedere? Perderai l'uso delle gambe se riportiamo la storia come era prima. Se è questo il mio destino, non posso che accettarlo e andare avanti. Non ho rimpianti. Tutto ciò che volevo era giocare con Victor un'ultima volta. Quindi sono felice. È ora di restituirgli il calcio. Se ne sei sicuro? Dobbiamo affrettarci, credo che stia per succedere. Vediamo un po'. Tornado di fuoco! Avvitamento esplosivo! Ah! Oh! Oh, attenzione! Eh? Il tempo si è fermato. Alfa. Interruzione spazio-temporale in corso. Fermo! Non avvicinarti! Ci si rivede, eh? Reperimento dati completato. Ricevuto. Alfa è lui il nostro avversario. Esatto. È il capitano della Protocollo Omega. Modalità teletrasporto. Rimuoveremo gli ostacoli che ci separano dal nostro obiettivo. Ah, ci portano al campo della Raimon? Mi sembra. Dove siamo? Il centro sportivo della Raimon. Il calcio verrà seppellito qui. Sembra proprio che vogliono sistemare le cose sul campo. Beh, siamo pronti a combattere. In fondo siamo venuti qui per questo, no? Hai detto bene, siamo qui per questo. Parla con Alfa quando sei pronto, ma nel prossimo episodio Q ci affronteremo ancora una volta Alfa. E se ricordo bene, il vecchio della Eldorado ha detto che se avesse perso ancora una volta l'avrebbe cacciato via, quindi... Dobbiamo sconfiggerlo un'ultima volta e poi se ne va a quel paese. Anche se non penso che la Protocollo Omega subirà tutta la sconfitta necessaria. Ad ogni modo, QG, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Inazuma Eleven Chronostone Stuono. In descrizione, come sempre, link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!